ciao a tutti. Io sono Sofia Batangelo e presento Unlimitris, che è un gioco che sto sviluppando insieme a Hypothermic Games. Il team di Hypothermic deve essere qui oggi e quindi la presentazione me la smazzo da sola. Perdonatemi, sono stanchissima, farò un sacco di cazzate, ma spero di farvi divertire. Allora, Unlimitris è un gioco strategico che, inaspettatamente rispetto al nome, nasce dal Tris. È nato durante un laboratorio universitario tenuto da questo signore qua, Mauro Salvador. È stata la prima esercitazione in assoluto del laboratorio. Nasceva da un'analisi del Tris, dal fatto che era un gioco in cui a un certo punto non si poteva più vincere. L'obiettivo era farlo diventare un gioco giocabile. E la nostra soluzione prevede un allargamento del campo di gioco e soprattutto la modalità di vittoria non è più one shot, one kill, ma è a punti. Quindi va completato tutto il campo di gioco per arrivare a un punteggio. E questo ci ha portati ad avere comunque un gioco in cui la strategia gioca un ruolo molto importante e soprattutto che comincia ad essere un minimo più addictive rispetto al classico Tris. Sì, sai che faccio io? Senti, da soli è meglio. Insomma, è un gioco che sorprendentemente è diventato addictive. Nato cartaceo, abbiamo pensato da subito di fare un'app, soprattutto perché contare i punti era l'inferno. Per fare le persone serie, diciamo che l'app ci permetterà, quando l'avremo sviluppata effettivamente, il gioco a distanza e le meccaniche social, quindi ci permetterà anche di monetizzare un minimo. Questi siamo noi. L'incontro con Hypothermic è avvenuto allo svilupparti dell'anno scorso, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto qualche partita di test e abbiamo iniziato a lavorarci nel tempo libero dagli altri progetti e quindi ad oggi... Ad oggi abbiamo un prototipo che va su laptop. Io su questo posso dirvi non tantissimo perché non sono io la programmatrice. La particolarità che ha è essere comunque sviluppato in C puro Unity agnostico, per cui se decideremo di mollare Unity come piattaforma di sviluppo sarà abbastanza easy. Controintuitiva. E a livello di design cartaceo noi non ci siamo fermati, siamo andati avanti, stiamo testando griglie di forme diverse, multiplayer a 3 giocatori, riempimenti casuali delle caselle, caselle nere, insomma ci stiamo sbizzarrendo un pochino e dopo questo svilupparti ci sbizzarriremo ancora di più perché ci hanno dato un sacco di feedback. Da fare ci resta il grosso del lavoro, cioè continuare ad andare avanti col processo di design e di testing e lavorare per portarlo in dispositivi mobili. Adesso, visto che abbiamo un sacco di tempo, vi faremo un piccolo let's play. Se c'è qualcuno del pubblico che ha voglia di venire a fare il let's play, ci fa piacere. Vi mostriamo un attimo a video il regolamento, che i ragazzi sanno benissimo e quindi non vi tediamo, ve lo lasciamo vedere e lasciamo spazio al gioco.